Buon pomeriggio a tutti i colleghi in ascolto che partecipano a questa puntata del nostro talk show oncologico di martedì, che ha come argomento quello di due nuovi driver come RET e TRK, che vi mostreremo, appunto, vi mostrerò i dati e discuteremo con gli amici presenti. Assurge sempre maggiore importanza visto le nuove possibilità terapeutiche che sono sempre più disponibili in Italia. La puntata di oggi, oltre al sottoscritto, vede la partecipazione di Lorenza Landi dall'Istituto Regina Elena di Roma, che ringrazio. Buon pomeriggio, grazie. Cesare Gridelli, dal direttore dell'oncologia medica dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, che ringrazio. Ciao. E Nicola Normanno, direttore del laboratorio di biologia molecolare dell'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli, che ringrazio della sua partecipazione. Buongiorno a tutti. Il webinar è naturalmente cura di IOT, per cui ringrazio Rossella Spinetti dell'organizzazione, è in collaborazione con lo IEO, è realizzato da SOS grazie anche a una sponsorizzazione senza alcun condizionamento da parte di Roche. Quello di cui discuteremo oggi sono delle novità appunto riguardanti i due geni e faremo poi una discussione. Terminata l'esposizione di alcune diapositive di introduzione, con i colleghi in un'ampia partecipazione temporale e spero di coinvolgimento scientifico e personale basato sulle proprie conoscenze e sulla propria pratica clinica. Il discorso della terapia a bersaglio di nuova generazione è sempre più importante e attuale, con l'immunoterapia divide sostanzialmente le possibilità terapeutiche nei tumori polmonari non a piccole cellule in fase avanzata. Vedete che la determinazione utilizzando NGS è sempre più attuale e permette di identificare molteplici driver per i quali appunto si stanno identificando nuove opzioni. Vedete come la storia di questa malattia sia cambiata negli ultimi 15 anni attraverso una dozzina di studi che hanno potuto portare al riconoscimento di nuove molecole. Questo è quello che possiamo fare in Italia ed è un po' l'algoritmo, come dire, diagnostico terapeutico italiano con la possibilità di identificare mutazioni di EGFR, di BRAF V600, riarrangiamenti del gene ALK e di ROS1, specie nei tumori polmonari non squamosi. Con i farmaci che in Italia è possibile avere attraverso il sistema sanitario nazionale. Quindi questa è la nostra realtà, ma molto modesta rispetto a quello che è possibile ottenere nel resto del mondo e in Europa. Però, come dire, conquista dopo conquista, registrazione dopo registrazione, si sta sempre più ampliando il panorama delle molecole. Questo, per esempio, è una diapositiva dell'anno scorso che vede le molecole approvate dall'FDA negli Stati Uniti e vedete come pralsetinib, selpercatinib, per RET, entrectinib per NTRK siano già da tempo identificate come possibili molecole terapeutiche inibitori dei rispettivi geni attivanti. Ora, io inizierei da RET, che è un po' il primo argomento del pomeriggio. Questa fusione di RET all'interno di questa torta, vedete dove sono presenti tutti i geni attivanti possibili, in realtà ha una percentuale di incidenza molto molto limitata. In genere queste fusioni nel polmone non sono superiori all'1-2%, ne possono esistere anche in altri organi. Il più incidente è il carcinoma papillare della tiroide. Per quello che sono i numeri del RET nel non-small cell, vedete che nel mondo ogni anno non sono superiori a 37.500 pazienti diagnosticati ogni anno.
non esistono terapie standard con grandi vantaggi e l'immunoterapia utilizzata su rette ha un basso impatto. Per lo più pazienti giovani sotto i 60 anni e non fumatori, ma non solo, sono le pazienti con le caratteristiche cliniche di. Questa è un'importante review che vede anche Nicola partecipare, cioè le raccomandazioni per l'ESMO sui metodi standard di diagnosi. Io lo tralascio in questo momento e poi ne faremo una domanda particolare a Nicola in discussione che approfondirà la prima domanda, che sarà appunto quella che riguarda le problematiche della diagnostica da noi in questo momento in Italia. Per quello che riguarda la terapia, vedete una modesta efficacia su inibitori non selettivi di RET, su TKI utilizzati come cabozantinib, lenvatinib, sorafenib, con risultati veramente non ottimali, e vedete che nel confronto, per esempio, fra queste molecole su RET e quelle che utilizziamo comunemente per altri geni attivanti, vedete che c'è una forte differenza in termini di progression free survival. Pralsetinib, che nasce come Blue 67, poi pralsetinib è il nome dell'acquisizione di Roche dal Blueprint, è un inibitore selettivo, vedete quanto sia molto più attivo di altre molecole cabozantinib su varie espressioni di RET, come ci sia la possibilità di forti inibizioni anche a basse concentrazioni, e di come la superiorità negli studi su linee cellulari sia decisamente a vantaggio rispetto ai vecchi inibitori a cui facevo riferimento prima. Il programma di sviluppo di Blue, cioè di pralsetinib, si è fondato sullo studio di fase 1-2 Harrow e sullo studio di fase 3 ancora in corso Accelerate. Lo studio Harrow di fase 1-2, vedete che aveva una parte di fase 2 in espansione per non small cell naive oppure precedentemente trattati con il platino. Nella disposizione dei pazienti alla presentazione dell'ultimo ASCO, presentazione che sarà fatta dal nostro Giuseppe Curigliano, che come responsabile dei fase 1 ha gestito i pazienti polmonari che per quello che riguarda lo studio di Blue, vedete che 216 pazienti sono poi entrati nello studio, e dove 100 più pazienti continuavano ancora il trattamento quando è stata fatta la valutazione finale e la data cutoff a novembre del 2020. Le caratteristiche di base dei pazienti non small cell rette positivi che sono entrati nello studio erano appunto 216 in totale, naive 68 e pretrattati 126. Vedete che non c'erano pazienti con PS2, un 30% aveva metastasi cerebrali, oltre il 50% aveva già fatto platino. Vedete che l'età media girava sui 60, il sesso non era così importante e l'attitudine al fumo, c'erano il 60% dei non fumatori, ma erano anche former smoker nell'altro 40%. Quindi l'efficacia è stata valutata globalmente del 69%, con la differenza fra pazienti naive e pazienti pretrattati, che erano il doppio dei pazienti naive. Vedete che per quelli pretrattati la risposta finale è stata del 59% a trattamento, mentre per i pazienti naive è stata del 72%. Per quello che riguarda la durata della risposta, non si è raggiunta la mediana nei pazienti naive, mentre per i pretrattati è stata di 22,3 mesi. Dei dati quindi molto interessanti anche per quello che riguarda l'azione sulle metastasi cerebrali, con una risposta completa del 33% a livello
intracraniale e un 100% di riduzione comunque totale delle dimensioni delle metastasi cerebrali, quindi una fortissima attività anche a livello cerebrale in quei 9 pazienti che avevano lesioni. Reazione avversa al trattamento, è un po' si muove questa molecola in maniera diversa rispetto alle solite, vedete che la tossicità per lo più è di grado oltre il grado 3, non è superiore al 20% di a carattere sulla tossicità di tipo midollare, neutropenia del 20%, 13% di anemia, 12% di ipertensione sempre per il grado 3, tutto il resto vedete che la tossicità midollare domina rispetto a quella per esempio gas con un 20% di alterazioni a livello epatico, ma solo 3 oltre il 3%, un bassissimo impatto di pazienti che per la neutropenia hanno dovuto comunque discontinuare il trattamento. Molecola approvata negli Stati Uniti nel settembre del 2020, che ha ricevuto nel novembre del 21, quindi un paio di mesi fa, da EMA la approvazione per ogni tipo di paziente che presentasse l'alterazione del gene RET, quindi anche i pazienti non small cell, ma senza fare alcuna distinzione sul discorso della linea. Quindi questa è un'approvazione per l'alterazione del gene RET nei pazienti non small cell lung cancer. AIFA ha ricevuto il dossier da parte di Roche e quindi in CTS stanno a buon punto, quindi è ipotizzabile che il farmaco venga reso disponibile in questo stesso anno. Lo studio di fase 3 è in corso comunque nel mondo per anche in Italia per confrontare l'attività di pralsetinib in prima linea verso lo standard della prima linea rappresentato dalla chemioterapia più o meno pembrolizumab, avente come primo obiettivo la progression free survival, dove c'è la possibilità a progressione con la chemio di essere crossati al pralsetinib, quindi uno studio comunque importante per i pazienti che vi vogliono entrare, per i colleghi che vogliono proporre. Pralsetinib non è l'unico inibitore di RET, selpercatinib ha una storia addirittura anticipata sui suoi studi libretto di fase 1-2 con il fase 2 libretto 3-2-1 e con gli studi di fase 3 che sono ancora in corso. Vedete anche qua fase 1, fase 2 su pazienti naive o pretattati con l'alterazione di RET, con la risposta come endpoint primario, vedete un 64% di risposta globale su 64% su pazienti, pardon, pretrattati, con un 90% di risposta per pazienti con lesioni intracraniche, con una progression free survival nei pretrattati di 16,5 mesi. Per quanto riguarda i pazienti naive nello studio, erano 39, quindi meno della metà naturalmente dei pazienti pretrattati, c'è stata una risposta dell'85% con una PFS mediana non ancora raggiunta dallo studio, dati pubblicati da Drilon su New England del 2020. Una ottima risposta a livello cerebrale per la risposta, così come la durata della risposta interessante per questo farmaco, che è stato approvato sempre nel 20 a maggio da parte dell'FDA e approvato dall'EMA nel dicembre del 2020. Al momento con AIFA, l'azienda che è Eli Lilly, ha ottenuto la possibilità di andare in CNN, quindi il farmaco è acquistabile su un prezzo più o meno politico dalle farmacie italiane, che già per i pazienti italiani che già possono utilizzarlo. Libretto 431 è il fase 3 che è ongoing, quindi in prima linea per pazienti naive che comprendano anche
Performance Status 2, questa è una novità importante, si confrontano due bracci con un rapporto di randomizzazione 2-1 a vantaggio del Sepercadenib verso una chemioterapia standard. Questo è il primo momento in cui penso che possiamo fermarci e fare un po' di discussione su quello che questi risultati di efficacia da parte di queste due molecole, che sono in ottima posizione, una è in CNN, l'altra sarà in rimborso. C'è da dire che il Sepercadenib è in CNN per i pazienti pretrattati, mentre invece la discussione che c'è in CTS per pralsetinib è da valutazione AIFA solamente per tutti i pazienti. Che loro possono fare domande quando vogliono alzando la manina elettronica sullo schermo, e noi li collegheremo in audio per le loro domande. Vorrei dare subito, come promesso prima, la parola a Nicola, perché io non sono entrato, però lui ha pubblicato. Se ci dice qualche cosa quindi sulle problematiche della diagnosi attualmente di RET. Prego Nicola. Sì. Grazie Filippo, io ho preparato, ho delle diapositive, ma le vediamo molto rapidamente, le scorro insieme con voi. Le vedete, sì? Allora, sì, sì. Il gruppo, diciamo, che ESMO aveva messo insieme, ha discusso essenzialmente di tutte quelle che sono le procedure diagnostiche per l'identificazione di alterazioni di RET, e essenzialmente abbiamo due tipologie. Abbiamo le mutazioni, che però sono importanti solo nel carcinoma midollare della tiroide, e poi le fusioni, che sono rilevanti, fini terapeutici oggigiorno, per il carcinoma tiroideo non midollare e naturalmente per i tumori polmonari non a piccole cellule. Come ha detto praticamente però Filippo, qui parliamo di una frequenza che è tra l'1 e il 2% al massimo di queste fusioni dirette. Ora, noi sappiamo per la nostra esperienza che fondamentalmente le fusioni le possiamo identificare utilizzando diverse tecnologie. Possiamo usare l'NGS, ma anche la FISH, la mistochimica, o piuttosto la reverse transcriptase PCR, partendo naturalmente dall'RNA. Ora, diciamo subito che per quanto riguarda l'immunistochimica, nel caso di RET, c'è qualche esperienza, c'è qualche dato, che però ci dice che la specificità della tecnologia è buona, ma la sensibilità non è adeguata. Diciamo che anche alcuni dati sono anche stati pubblicati successivamente a questo consensus praticamente ESMO, però ancora oggi i dati pubblicati ci dicono che alcuni di questi anticorpi possono individuare delle fusioni specifiche, ma praticamente hanno una bassa poi invece sensibilità per fusioni, per altre fusioni, quindi direi che non è una metodica sicuramente di riferimento. La FISH è la tecnologia ben consolidata all'interno delle anatomie patologiche. Naturalmente il problema sta nel fatto che è piuttosto indaginosa, richiede molto, è molto operatore dipendente, richiede molto lavoro manuale e impegno da parte del patologo. In teoria la FISH può essere utilizzata con un approccio break apart per l'individuazione di fusioni dirette. C'è un dato però recente pubblicato in Journal of Thoracic Oncology, questo è un lavoro che ho revisionato io, che praticamente suggerisce, naturalmente questo va verificato, che ci possa essere dei problemi per la FISH nell'individuazione delle fusioni dirette nel carcinoma del polmone. Perché? Perché di fatto la FISH, mentre nel caso degli altri tumori, particolari tumori della tiroidea, la FISH individua dei riarrangiamenti, e a questi riarrangiamenti che si vedono a livello del cromosoma corrispondono poi delle fusioni attive, quindi effettivamente un'attivazione oncogenica della fusione diretta. Quello che accade invece nel caso dei tumori polmonari, si è visto che c'è una quota non indifferente, forse circa un terzo, di questi arrangiamenti che non determinano poi delle fusioni che portano ad un'attivazione oncogenetica diretta. Ora, se questo fosse confermato, la FISH potrebbe determinare dei falsi positivi in termini praticamente di pazienti che poi possono rispondere effettivamente o meno all'inibitore diretto. E poi naturalmente c'è
l'area adesso scritta SPCR, che però ha l'inte di dover conoscere sia il gene che il partner di fusione, che può variare. Ora RET non è come FGFR, ma ha diversi partner di fusione, e poi devo conoscere anche il punto esatto praticamente in cui c'è stata la rottura e quindi il punto di fusione. Ora questo limita notevolmente, naturalmente, in qualche modo l'utilizzo di questa tecnologia che richiede grosse quantità di RNA. Infine poi c'è l'NGS, ma anche qui dobbiamo tenere conto che esistono diversi approcci, ci sono dei pannelli NGS che si basano sul DNA, altri che si basano invece sul sequenziamento dell'RNA per l'individuazione delle fusioni, e ora c'è un consenso abbastanza generale nel dire che in generale i pannelli che utilizzano RNA per l'individuazione delle fusioni abbiano una maggiore sensibilità rispetto a quelli che utilizzano il DNA. Questo lo troverete nella pubblicazione di Annals Oncology, è grosso modo un riassunto di quello che vi ho detto finora su sensibilità, specificità e possibilità di applicazione di queste diverse metodiche per la individuazione delle alterazioni dirette. E questo è l'algoritmo suggerito per i tumori polmonari, come vedete anche i tumori comunque non, della tiroide non midollare. Di fatto, se c'è disposizione un campione di tessuto e c'è disposizione NGS, la prima metodica che viene suggerita è l'NGS. Se l'NGS non è disponibile, allora si può utilizzare FISH o Reverse Transcriptase PCR per individuazione delle fusioni dirette. Se il campione non è disponibile, si può utilizzare biopsia liquida. Già, queste sono indicazioni generali. Vi ricordo però che ESMO, in un altro precedente lavoro, aveva fortemente raccomandato di utilizzare NGS per la profilazione dei pazienti con adenocarcinoma polmonare, proprio perché questi pazienti hanno molte praticamente alterazioni actionable da un lato, dall'altro la disponibilità di materiale è spesso limitata, e solo con l'NGS si può avere davvero l'individuazione di tutti i partner. Poche parole sulla biopsia liquida. Di fatto anche qui la tecnologia da utilizzare è l'NGS per individuare le fusioni. Direi che quantitative PCR ed emulsion PCR hanno anche magari una maggiore sensibilità, ma non solo da preferire, perché il coverage, cioè la capacità di andare a individuare queste alterazioni, è estremamente limitata. Ora abbiamo qualche dato anche in letteratura. Sono dati tenuti con il pannello GuardanTech, che sono i database, no, di queste aziende che hanno screenato migliaia di pazienti, e vedete come alcune funzioni praticamente dirette siano state individuate. Però non mi fate ingannare da questi dati, perché in realtà noi non sappiamo quanto sia sensibile praticamente queste tecnologie sulle fusioni, soprattutto non sappiamo se coprono tutti i partner, quanto ampi sono poi anche gli esoni dei partner che sono in qualche modo coperti da questi pannelli. Quindi dei concern, dei dubbi ci sono in qualche modo sulla sensibilità. Questi sono dati su DNA, questi sono dati su RNA circolante nel nostro laboratorio, e è anche possibile individuare delle fusioni dirette utilizzando praticamente questo approccio. E naturalmente poi con la biopsia liquida uno può anche seguire, no, l'evoluzione molecolare della malattia e identificare dei meccanismi di resistenza. Quindi questo è naturalmente un approccio in questo momento più di ricerca, ma da sottolineare di possibile impiego di biopsia liquida. Con questo avrei finito. Grazie, Nicola, penso che hai veramente, sei entrato nello specifico. Quindi io girerei un po' la parola agli altri due amici presenti, cioè quello che riguarda l'incidenza dell'alterazione, se viene ricercata in maniera specifica, oppure se naturalmente fa parte del pacchetto NGS, insomma, come entra nell'algoritmo diagnostico? C'è qualcuno che lo deve spingere o è un problema di default? Questo poi magari poi rispondi anche tu, Nicola, perché il concetto è cosa devono fare quindi i colleghi oncologi per poter avere una diagnosi e poter trattare questo tipo di pazienti? Cesare. Penso che il problema principale, ma è quello un po', diciamo, che abbiamo in Italia, più che un percorso culturale, da noi viene fatto un percorso di quando ormai è obbligatorio.
Cioè, nel senso che nel momento in cui, questo l'abbiamo visto per tutti i farmaci, anche legata ai ritardi poi di AIFA, ma in realtà a noi c'è una maggiore implementazione all'utilizzo nel test nel momento in cui c'hai il farmaco che è rimborsabile, quindi da utilizzare in pratica clinica. E in genere invece tutto quello che è precedente a quello che è la rimborsabilità in Italia sembra molto, diciamo, stentato. Io penso quindi la tempistica dovrebbe essere per Catalent, quindi per la seconda linea dovrebbe esserci prima dell'estate la rimborsabilità, verosimilmente, e invece sarà solo seconda linea, mentre invece per l'altro il Catalent sarà prima e seconda, ma penso che si arriverà a fine anno. Invece poi per Catalent bisognerà aspettare poi il libretto, probabilmente l'ultimo, quello che è dello studio randomizzato. Poi si creano anche queste situazioni anomale, no? Ma questo l'abbiamo vissuto mo, pensiamo anche con l'ornatinib seconda linea dopo alecchi, non dopo brigatinib. Si creano tutte queste situazioni strane. Quindi, perché se per catinib solo seconda linea, perché poi sta facendo la fase 3, l'altro invece viene dato prima. Insomma, c'è un po' di le solite problematiche. Sul test, per rispondere sulla problematica del test, io penso che oggi rette sia NGS, perché in realtà non vedo assolutamente che viene testato al di fuori quello che è una profilazione NGS, e questo è un problema perché sappiamo benissimo che una quota molto bassa di pazienti viene profilata in NGS solo in alcuni centri. Manca oggi, ma da quando vedo, non sto vedendo che non è che ci sia grande spinta da parte delle aziende produttrici a creare un meccanismo poi che porti a una centralizzazione delle facility per effettuare i test su centri di riferimento. Quindi penso alla fine purtroppo si creeranno delle problematiche di discriminazione, quindi saranno dei pazienti di serie A che verranno trattati e profilati con NGS alla diagnosi in centri di riferimento, e poi avremo pazienti di centri secondari nei quali, insomma, stenterà tutta la trafila delle mutazioni, della ricerca appunto dei molecolari, e che quindi molte volte noi ci vedremo sempre in giro arrivare in seconda opinion, praticamente, in cui una volta manca questo, una volta manca quell'altro, e quindi la situazione è un po' complessa. Però oggi penso che almeno poi Nicola ce lo può confermare, che oggi RET significa NGS. Nicola, quindi tu ci hai fatto vedere tutta una serie di metodiche, ma alla fine chi ce lo deve dire a noi? Attraverso quale metodica? Non è che la possiamo chiedere singolarmente al discorso diretto, no? No, no, allora è chiaro che, diciamo, come al solito, quando si fanno questi gruppi, cioè, diciamo, chi era tutto per NGS, dice, vabbè, ma tutti i patologici, ci sono anche altre tecnologie, dobbiamo pensare anche a chi non ha Gruppi l'NGS a internazionali, disposizione, peraltro. eccetera, eccetera. D'accordo, è vero, c'è chi non ha l'NGS a disposizione, però di fatto, se tu non hai l'NGS a disposizione, quando hai fatto la mutazione di EGFR, poi devi fare la mutazione di BRAF, devi fare ARC, devi fare ROS. Arretti ad entrare probabilmente a mettere non ci arrivi perché non c'è materiale, non ci arrivi perché non c'è tempo. Quindi adesso non è che si esce molto da questo. D'altro anche i dati americani abbiamo visti presentati all'ASCO l'anno scorso dei community hospital, al di fuori dell'MD Anderson, insomma la maggior parte hanno lo stesso problema. Ora, se noi vogliamo dare la possibilità ai pazienti di accedere a questo tipo di trattamento, dobbiamo spingere in qualche modo per NGS. Da questo punto di vista, quello che diceva Cesare è un approccio che anche noi stiamo cercando di capire come sperimentare. Insomma, mi sembra strano che poi anche le varie aziende non si mettano insieme, perché ovviamente questo ormai è il problema di tutti, non è solo tutte le aziende che in qualche modo devono fare test praticamente per pazienti con carcinoma del polmone. Perché? Perché alla fine poi diventa quasi come dire, una gara, faccio BRAF e poi non faccio RET, oppure faccio EGFR e non faccio gli altri, non si può fare questo. E questo sarebbe auspicabile anche in qualche modo che ci fosse, diciamo, un contributo anche da parte dell'azienda a favorire il test. Devo dire anche il fatto che noi poi prima forse approviamo il farmaco con grande lentezza, poi dopo ci poniamo il problema del test, non aiuta. In alcuni paesi europei c'è un'approvazione contemporanea del test, del farmaco e del test, e ci sono delle chiare linee guida. Questo aiuta, favorisce in qualche modo l'introduzione nello standard of care praticamente anche dei nuovi test. Fin quando non riorganizziamo un po' tutto questo, non ci riusciamo, ma è anche indispensabile farlo perché ormai sempre di più abbiamo farmaci che richiedono dei test molecolari, altrimenti siamo in una situazione paradossale in cui magari il farmaco c'è, ma non troviamo il paziente da trattare, e questo poi è accaduto anche con gli studi clinici. Abbiamo una grande difficoltà, tranne pochi centri in Italia, ad arruolare pazienti in studi clinici con alterazioni molecolari perché i pazienti non vengono screenati di default.
Lorenza, tu, qual è la tua posizione su questa parte diagnostica? Volevo solamente per inciso dire che se Giuseppe Curigliano ha partecipato allo sviluppo clinico della molecola è perché poi lo IEU è riuscito a dare un numero importante di pazienti all'interno dello studio e noi ogni, diciamo che gli ultimi 6 mesi abbiamo visto 3 pazienti RET, quindi vediamo sostanzialmente 6-7 pazienti l'anno sotto questo punto di vista, il che su una patologia che ne fa 37.000 in tutto il mondo non è assolutamente da gettare via. Quindi i numeri poi non sono così bassi se hai a disposizione un laboratorio dove l'NGS è un metodo diagnostico standard. Lorenza. Allora, io posso altro che confermare quello che è stato già detto. Sicuramente l'NGS per me rappresenta l'indagine di riferimento. Peraltro, io nella struttura dove lavoro ho la fortuna di poter utilizzare questa metodica come appunto analisi di biomarcatori al momento della diagnosi. Questo per me è un ulteriore vantaggio perché potendo arruolare nello studio libretto 431 di prima linea ho anche la possibilità di poter offrire la terapia in prima linea ai pazienti. Peraltro questo è sicuramente una risorsa perché il rischio è quello di perdere un paziente, in questo caso chiaramente oncogene-addicted, perché i RET rientrano in quel gruppo di pazienti che sono chiaramente classicamente oncogene-addicted, sono ben diversi dai BRAF, dai KRAS, dai c-MET mutati, cioè quelli in cui abbiamo ancora qualche dubbio su quale sia la migliore opzione di trattamento da offrire in prima battuta. Io sostengo che laddove vi sia un evento di fusione, di riarrangiamento genico, questo chiaramente identifica una popolazione oncogene-addicted. Stona quello che è stato richiesto dagli enti regolatori, non peraltro di, credo, 4 anni fa, un editoriale su Annals of Oncology, in cui era espressa la posizione di richiesta di uno studio di comparazione con la chemioterapia, per determinare l'effettivo vantaggio di un farmaco target, cosa che non è mai stata richiesta, ad esempio, in una popolazione altrettanto rara quanto i ROS1. Peraltro, noi abbiamo un altro problema pratico. Questi pazienti potrebbero, perché no, avere elevati livelli di PD-L1 alla diagnosi, quindi rischieremmo di trattarli impropriamente, se non diagnosticati proprio alla diagnosi con il loro evento mutazionale. Quindi trattati con un'immunoterapia che poi ci va a complicare notevolmente il profilo di tollerabilità dell'antiret quando lo utilizzo in sequenza. Quindi direi che su quello che deve essere l'orientamento e il percorso in questi pazienti non ci siano grossi dubbi. Certo, non ci sono grossi dubbi, e tu hai perfettamente ragione. Il discorso, sì, il discorso è che questo dovrebbe essere però conosciuto molto di più dall'oncologo, cioè l'oncologo deve avere la perfetta conoscenza che c'è un rischio di sovraesposizione dell'immunoterapia su un marcatore PD-L1 che non è neanche prognosticamente importante e che noi rinunciando a uno studio di determinanti genici assolutamente importanti rischiamo di maltrattare quel paziente e di non poterlo ritrattare così come vogliamo a una progressione, se poi quella progressione ha un trattamento di chemoimmuno o di immuno. Porta con sé un grave peggioramento globale di un paziente che, se non ha in prima linea, figuriamoci se potrà avere le condizioni per poterlo fare in seconda. Cioè, ritorno con te, Cesare, sul discorso che facevamo qualche giorno fa. Cioè, dovremmo essere un po' più chiari e rimarcare ancora una volta che non si capisce perché si debba rinviare la valutazione dell'NGS, la richiesta di NGS o un maggiore spettro molecolare genico
dopo il trattamento che comunque devo fare, perché quello ho l'Enarmadietto e quello devo fare, c'è il rischio che poi non si possa fare più, perché se tu lo potessi fare, lo faresti prima. Dove lo vai a fare dopo? Infatti, Fili, questa è stata una delle cose che sono riuscito a fare, perché dice, vabbè, tu riusci a fare perché voi sapete bene che una cosa è stare in un'ISCA, seguire con degli obiettivi diversi, una cosa lavorare in un'azienda È ospedaliera. certo. Io ormai sono 2 mesi che sono riuscito, argomentando con la mia direzione generale su quelli che sono i vantaggi in primis del paziente, poi anche abbiamo fatto anche dei conti su non solo la perdita del materiale che si viene a creare, come dicevi tu, ma anche dal punto di vista economico, andando a fare tutti gli esami separati, alla fine è quasi la stessa cosa. Tra l'altro questo lo dice anche la letteratura. Già se vi a considerare solo 5 test, già questo è uno studio farmaco-economico italiano, già c'è un vantaggio economico dell'NGS rispetto ai test frazionati a 5. È chiaro che ormai non sono più 5, quando vai a mettere pure il RET, gli metti MET, più lo skip dell'esone 14 della mutazione, non c'è proprio dubbio che ormai è un vantaggio. E quindi dicevo, anche stranamente ne sono riuscito a portare a casa che ormai da noi tutti i non squamosi e tutti gli squamosi never smoker vengono profilati alla diagnosi che facciamo noi con l'NGS. Però è un percorso complesso, insomma, però in effetti noi diagnostichiamo, anche se ci mettiamo tutti insieme, chi fa questo tipo di approccio alla diagnosi, siamo solo una parte poi minoritaria rispetto a quella tutta che è la diagnostica, no? Diciamo, italiana di tutti gli altri centri periferici. Cioè, addirittura noi lo facciamo di default, ma considera che dovunque il paziente faccia la diagnosi, in pneumologia o in medicina, ma qui sono strutture anche importanti, grosse aziende ospedaliere, dove fatta la diagnosi, il patologo continua a fare solo la diagnosi istologica, poi ci vuole la richiesta, quindi il paziente non fa nulla, poi va a fare la visita ambulatoriale dall'oncologo, il quale deve fare la richiesta, se no l'anatomia patologica non procede Se andiamo avanti così, ma dove arriviamo? Perciò ti dicevo, man mano che aumentano questi test, aumentano i farmaci, si creerà sempre di più una discriminazione nell'ambito dei pazienti, perché ci sarà chi avrà un certo tipo di approccio e chi ne avrà un altro, purtroppo. Lorenza, qual è la tua posizione? Perché noi per utilizzare BRAF abbiamo avuto un'approvazione europea su due studi di fase 2 con un pugno di malati di 4 anni fa e adesso per poter, poi vedremo cosa dirà EMA, perché l'approvazione è comunque condizionata su selpercatinib e pralsetinib. Ambedue hanno due studi di fase 3 in prima linea. Perché qui abbiamo gli studi di fase 3 verso la chemio per RET e invece su BRAF abbiamo potuto le problematiche si sono chiarite con un pugno di pazienti senza confronto. Le problematiche da RAT sono chiarite con un pugno di pazienti senza confronto, ma di fatto siamo tutti un po' più confusi in pratica clinica su quale sia il migliore trattamento dei pazienti di RAT, perché poi i numeri che teoricamente troviamo nelle anatomie patologiche non si riflettono nelle richieste del farmaco. Quindi siamo stati, per quantomeno per BRAF, forse in un momento di peraltro recepito per dati recepiti probabilmente in maniera troppo entusiastica rispetto alla robustezza, ecco, della costruzione dei trial stessi. Questa in realtà la risposta precisa a questo tipo di quesito non ce l'ho, ma è un quesito che mi sono fatta nell'arco soprattutto delle ultime settimane, andando a confrontare un po' il panorama di trattamento negli oncogenotipi. Ricordiamoci che i BRAF sono talmente più strani, possiamo dire così, da necessitare l'inibizione con due farmaci rispetto a quello che siamo abituati a vedere nei pazienti con un evento mutazionale. È probabile che il fatto di uno studio di dati emersi 4 anni fa, 4 anni in oncologia ultimamente valgono veramente tanto, valgono quasi un'epoca, ma non giustificano comunque la tipologia di approvazione dal mio punto di vista. Peraltro, se andiamo a vedere i risultati con i RET inibitori,
per quanto preliminari, per quanto non aggiornato il follow-up, tutto quello che vogliamo, ma nel gruppo di pazienti non pretrattati, mediana di TFS, mediana di OS non raggiunte. Quindi questo è un segnale che non possiamo non considerare. Sono assolutamente d'accordo con te, siamo d'accordo con te. Cesare, pensi che ci siano delle differenze fra selpercatinib e pralsetinib? Ma Fili, ti devo dire, In termini clinici. non penso che ci siano delle profonde, diciamo, differenze. Penso che comunque siano due buoni farmaci, entrambi attivi, e quindi non penso che ci saranno dei grandi elementi di distinzione, insomma, sui due. Quindi anche questa differenza poi di rimborsabilità e di approvazione No, seconda linea e prima linea certo. è tutto un gioco Tutto naturalmente un nel gioco, però è marketing. chiaro che quando avrà pralsetinib avrà la prima linea, blocca l'altro completamente, perché diciamoci la verità, poi RET è una vera alterazione genetica target, no? Quindi abbiamo visto grande Ciao risposta, Lorenzo. grande attività cerebrale, quindi tutti lo faremo in prima linea, non c'è dubbio, e quindi penso loro poi la seconda linea andranno sui residui di quelli che hanno fatto chemio e che hanno risposto e poi andranno in progressione, ma in prima linea non ci sarà dubbio, quindi secondo me sarà molto, per selpercatinib, sarà molto limitante poi quando arriverà, anche perché poi arriverà a distanza di 4-5 mesi, 3-4 mesi, quindi... Io infatti, peraltro, non sono così sicuro dei tempi che tu hai dato per pralsetinib, perché loro stanno già in CTS adesso, quindi oggettivamente il discorso di fine d'anno mi sembra un pizzico tirato. Forse può essere pure un po' dopo Esatto, l'estate. esatto, Insomma, esatto. si differenzieranno da pochi mesi. Secondo me avranno 3-4 mesi di finestra. Diciamo anche che per quello che è stato lo sviluppo con Blu, perché per la Roche è entrata successivamente, c'è anche è stato una buona test fatto nei centri italiani che hanno partecipato sia agli studi con selpercatinib che con pralsetinib. Quindi questo poggia anche su una certa usualità nel maneggiare questo tipo di molecole, no? Sicuramente, sicuramente. Lorenza, che dici? Concordo, concordo. Cioè, chi peraltro ha avuto la possibilità di utilizzare il farmaco non ha avuto per quanto lo spettro di eventi avversi sia in parte diverso rispetto ai soliti target che siamo abituati a gestire, però di fatto non sembra condizionare in qualche maniera l'accesso al farmaco. Ormai siamo piuttosto avvezzi alle tossicità, agli eventi avversi dei farmaci target. E questo differenzia anche le due molecole da altri inibitori di altri driver, come tu facevi riferimento prima. Qua c'è una tollerabilità sicuramente maggiore delle due molecole, che ne favorisce l'uso continuativo, ne favorisce l'assunzione. Peraltro noi qua siamo veramente con degli inibitori altamente specifici e selettivi, quindi questo ci sgrava da tutte quelle che sono le tossicità off-target che avevamo visto inizialmente con le esperienze degli inibitori multi-target. Quello che io ribadisco invece è il rischio di osservare degli eventi avversi inattesi, perlomeno a me è capitato in pazienti pretrattati che avendo risposto molto bene alla doppietta del platino, avendo fatto diversi cicli di trattamento di mantenimento con il Pemetrexed, purtroppo però hanno riscontrato una tossicità renale dopo pochi mesi dall'aver intrapreso l'inibitore target specifico, perché in qualche maniera quello che cominciamo ad acquisire come concetto è che sono farmaci ben tollerati utilizzati in prima battuta, ma se il paziente si trascina qualcosa dai trattamenti precedenti, rischiamo che possa essere esacerbato, questo sia in termini di tossicità polmonare, ma anche di tossicità d'organo, quindi sia alterazione degli indici di funzionalità epatica, sia come tossicità renale. Quindi questo è un altro di quei fattori che dovrebbe motivare all'utilizzo in prima linea. Quindi diciamo, per mettere un po' tutti i partecipanti d'accordo, è che noi
spingiamo perché naturalmente RET venga sia uno fra quei geni che sia testato nel momento della diagnosi quanto più precocemente possibile e che una sua positività veda quando questo sarà disponibile in Italia in questo momento attraverso gli studi randomizzati, l'utilizzo di inibitori di RET piuttosto che dei trattamenti basati su farmaci non a bersaglio molecolare. Possiamo anche aggiungere chiaramente una controindicazione all'utilizzo dell'immunoterapia, che quindi con avere questo tipo è un fianco genetico, quindi avere queste informazioni ti consente veramente di avviare un percorso terapeutico che abbia un suo senso. Ovviamente. Volevo fare una Esatto. domanda, se è possibile, approfittando che tre esperti di tumore polmonare. Ma se venisse voi un paziente che ha una fusione diretta individuata su biopsia liquida, ecco, voi lo trattereste in maniera tranquilla o andreste a chiedere comunque magari di fare una biopsia per confermarla? Qual è il vostro feeling in Scusa, si è questo sganciata la voce. momento? Ah, Qual è il perché paziente? un paziente che ha una fusione diretta, un'opzione action, ma parliamo di fusione diretta individuata su biopsia liquida, voi lo trattereste sulla base dell'indagine della biopsia liquida oppure che cerchereste comunque di fargli una biopsia e andare a confermarlo anche sul tessuto? Qual è il vostro atteggiamento in questo In questo momento però tieni conto che noi il farmaco non ce l'abbiamo e possiamo momento? metterlo nello Vabbè, studio e quindi nello studio dobbiamo simulare come se ce l'avessimo, dai. Esatto. però al Sì. momento nello studio dobbiamo capire se i criteri di inclusione dello studio accettano la biopsia liquida e non l'accettano. Però se Quindi per Catalib sì, perché noi ci abbiamo arruolato un paziente nello studio libretto con solo biopsia liquida, quindi sai. Entrambi i trial consentivano l'ingresso, quindi il test era locale, peraltro, nemmeno confermato in centralizzato, acquisendo, quindi dando per buono, positivo il risultato, sia in NGS su tessuto, sia in FISH e sia in NGS su DNA, su biopsia liquida. Questo era il criterio per gli studi perché per curiosità ero andata anche io a rivederlo, per cui noi dobbiamo realisticamente trasportare i risultati dei pazienti, che sono quindi i risultati ottenuti in termini di efficacia, sia che abbiano ricevuto la diagnosi su tessuto che non su biopsia liquida. Non esiste peraltro al momento la pubblicazione del dato separatamente, quindi non abbiamo la conferma, ecco, della bontà del risultato. Io personalmente, se il paziente ha anche determinate caratteristiche cliniche, accetterei per buono il risultato. Vedo più rischioso il precludere al paziente di prendere un farmaco e attendere la ripetizione di un test Tessera che non il invece cosa contrario. farebbe? Io parto dall'idea che se c'è il materiale, quindi per fare la biopsia liquida mi trovo già in una condizione che non c'è il materiale, quindi perché praticamente, poiché non è dinamico, ma quindi è un marcatore che già lo teneva, quindi se vado sulla biopsia liquida è perché non tengo il tessuto e ti devo dire non mi andrei a riprendere la problema di andare a cercare di riobiettivizzare e perdere altri 20 giorni, un mese. E quindi poi lo tratterei. L'unica cosa che mi chiedo poi dal punto di vista poi AIFA, questo è permesso, ce ne potremmo trattare i pazienti in base solo alle Questa alterazioni? cosa l'abbiamo sdoganata con le mutazioni di EGFR. Di fatto, se tu oggigiorno trovi un paziente con una mutazione di BRAF sulla biopsia liquida per traslare efero, di fatto lo tratti lo Quindi stesso, tu anche pensi se che vuoi non è che togliere. ogni volta debbano ripetere Credo che che praticamente questo sia un fatto poi ormai di diagnostica e la verità è che paradossalmente, mentre per le mutazioni, diciamo, puntiformi, di EGFR piuttosto che di BRAF, ancora di più di KRAS, puoi avere qualche problema di background in termini sia di specificità piuttosto che emoproesi clonale e così via. Le fusioni, ecco, quello che c'hanno è che è una sequenza unica, quindi c'è invece difficile ci che sia sta. specifico. La sensibilità magari è da questionare, ma sulla specificità forse sarei più tranquillo su una fusione rispetto ad Alla una mutazione biopsia. uniforme vista su Quindi biopsia non liquida. dobbiamo avere problemi. Se non ce l'hai, fai con la liquida, la trovi e lo tratti. Peraltro io ho avuto recentemente esperienza di un caso che era risultato dubbio con una biopsia liquida, una signora giovane con metastasi
encefaliche poco sintomatiche, multiple ma poco sintomatiche, nell'attesa di ripetere la biopsia, l'analisi sul tessuto, fatto sta che ha ricevuto una palencefalica. Questo è chiaramente un regalo che noi non facciamo sapendo come siamo abituati a gestire e imbricare i trattamenti radioterapici con le terapie target. Quindi ci sono una serie di risvolti pratici, ma che poi condizionano ovviamente la qualità di vita di un malato. Bene, io penso che abbiamo discusso degli aspetti sia diagnostici che terapeutici attuali e nel prossimo futuro diretto, convenendo sostanzialmente che quanto prima, fin da subito, deve cominciare a entrare in un pannello diagnostico più ampio di quello che abitualmente viene fatto in tutta Italia per le nuove possibilità terapeutiche che l'inibizione diretta vede con Trasetinib e selpercatinib. Quindi io continuerei questa mia breve esposizione sul discorso di NTRK, un altro gene di fusione, vedete che è a carico di tantissimi altri organi e tumori. Nel polmone vedete che ha un'incidenza anche qui, non è superiore al 5%, prende molti tumori pediatrici, questo poi si è riscontrato anche nel tipo di studi che è stato messo in atto. Vedete che c'è una storia che è molto datata sulle possibilità di individuare l'alterazione del gene NTRK, con una recente, stiamo parlando di qualche anno fa, del 2017-18 della registrazione da parte di FDA sia di entrectinib che di larotrectinib per questa fusione del gene. Entrectinib ha avuto tre studi di fase 1-2, due studi di fase 1 e uno studio di fase 2 con, vedete, 53 o 54 pazienti che sono stati valutati come un po' in primario risposta e durata della risposta, dati pubblicati sull'Lancet nel 2020, che comprendevano tutti i pazienti adulti con fusione di NTRK con o senza metastasi cerebrali. Vedete che nella disamina della valutazione degli studi, il non small cell non rappresentava più del 20% del numero dei tumori che sono stati valutati, che i pazienti con non small cell lung cancer erano in questa valutazione di caratteristiche 10, vedete che ho un'età media di 62 anni, nessuna differenza per il sesso, con un 20% di pazienti con un ECOG di 2 e dove la maggior parte dei pazienti aveva praticato più di una linea di trattamento, con solo il 30% dei pazienti in naive al trattamento. I risultati, vedete, in efficacia, l'obiettivo era la risposta è stata per i pazienti non small cell del 70%, con una buona risposta, quindi anche in confronto a quello di altri tipi di tumori, con un 10% di risposta completa e con una durata mediana della risposta, che non è stata raggiunta, con una PFS di 15 mesi e con una mediana non ancora raggiunta per il polmone e 24 mesi per tutti gli altri 54 pazienti con NTRK positivo. Dal punto di vista della tollerabilità, il dato è veramente importante. Questo impatta molto nella valutazione poi dell'utilizzo di questa molecola. Vedete che non c'è grado 4, tranne un 2% di alterazioni epatiche. Vedete che dal punto di vista del grado 3 di tossicità c'è un 2% di edema periferico, una fatica del 7, 2% di diarrea. E vedete come la disgeusia sia
il sintomo più impattante nel 47%, fatiche 28%, costipazione e diarrea 27%, quindi ci riportiamo più su un profilo usuale di questo tipo di inibitori, ma con una tossicità uguale o superiore a 3, veramente quasi inesistente, che naturalmente è un'ottima notizia per chi voglia ipotizzare naturalmente di cominciare a testare entrare anche per poter poi utilizzare il farmaco. Un farmaco fra quelli cosiddetti senza patologia di riferimento e che ha portato l'Italia, perché il farmaco nasce in Italia, a svilupparlo nell'ambito di qualche anno, ad avere poi un'approvazione da parte dell'FDA nel 2019, ad avere un'approvazione da parte di EMA alla fine del 20 e ad avere una determina da parte dell'AIFA il 30 agosto del 21 per quello che riguarda la possibilità di utilizzare la molecola per pazienti adulti e pediatrici che presentassero una fusione dei geni del recettore NTRK. Quindi un farmaco di cui tutti quanti in Italia, quelli che se ne sono fatti carico nello sviluppo clinico, sono stati ben contenti di questa possibilità di sviluppo. C'è anche l'altro farmaco, la Rotrectinib, che ha un po' la stessa storia con studi di fase 1 e 1-2, vedete vari studi di fase 1-1-2, vedete che c'è un numero contenuto di pazienti con NTRK e tumore polmonare, 12 pazienti in totale fra uno studio di fase 1 che si è andata a sommare allo studio SCOUT di fase 1-2, ma solamente per pazienti di età pediatrica, più lo studio Navigate, che ha preso adolescenti e adulti in uno studio basket di fase 2. Tutti questi studi messi assieme hanno portato ad avere, per quello che riguarda il polmone, un numero contenuto di pazienti con non small cell polmonare che hanno ottenuto comunque una risposta obiettiva del 75% all'interno di una risposta per tutte le patologie che non si discosta da questi numeri, con una mediana di progression free survival di 28 mesi. Quindi si parte anche qui come Entrectinib, una molecola agnostica che poi oggettivamente trova una sua collocazione all'interno di una patologia come il non small cell. E i dati di quegli studi precedenti, Navigate, sono stati poi riportati selettivamente al Mondiale del 20. Vedete 14 pazienti con NTRK e tumore polmonare, 13 dal Navigate e 1 dal fase 1, quindi una mediana di PFS non raggiunta, una mediana di OS non raggiunta. A 12 mesi una PFS del 60%, a 12 mesi una overall survival del 90%, una risposta globale superiore al 70%. Quindi anche per la Rotrectinib una indicazione da parte dell'FDA alla fine del 2019 e una determina italiana da parte di AIFA alla fine dell'agosto del 2021 con la possibilità di utilizzarlo anche qui per pazienti adulti e pediatrici affetti da tumori solidi che esprimessero NTRK. Alla luce attuale degli studi che sono in atto, la Rotrectinib e quindi Entrectinib sono due molecole che sono già state approvate, hanno una determina in Italia. Taletrectinib, Repotrectinib e LOXO-195 sono altri inibitori che devono in qualche modo devono ancora completare
loro sviluppo clinico, mentre nel confronto anche qui fra la Rotrectinib e Entrectinib è difficile individuare una serie di differenze cliniche nei risultati che oggi possono essere valutati. Si conferma l'importanza sempre maggiore di eseguire NGS, di andare a testare biomarker che, come vedete in questa diapositiva dove ci sono le raccomandazioni di tre società diagnostiche mondiali, sostanzialmente i biomarker vengono divisi in quelli dello standard of care, in quelli per raccomandazioni aggiuntive in ragione della disponibilità di nuovi farmaci e altri marcatori che derivano da opportunità derivanti da studi clinici aperti, che quindi aumentano il panorama. Come si diceva una volta precedente, oggettivamente NGS è sì una parte del corredo diagnostico indispensabile per fare una diagnosi adeguata ai fini del miglior trattamento possibile, però, e questo ne discutevamo sempre con Nicola e Cesare una delle volte precedenti, oggettivamente se l'istituzione si dota di modalità di consulto attraverso l'intelligenza artificiale di Big Data, si può arrivare meglio a considerare in maniera strategica, attraverso anche l'istituzione di Tumor Molecular Board, le possibilità che le terapie personalizzate possano dare. Sicuramente nell'ambito dei tumori polmonari il numero dei driver è ancora limitato, il numero delle molecole è ancora limitato, la disponibilità in Italia è ancora molto limitata, per cui oggettivamente andare a consultare con l'intelligenza artificiale i big data mondiali per sapere che non possiamo ancora al momento in prima linea utilizzare tutta una serie di nuove molecole non è difficile in Italia, quindi non c'è bisogno di tutto questo sforzo, però è qualcosa di cui ci dobbiamo dotare per creare le condizioni, anche perché parliamo non solo di oncologia polmonare, ma di tutta l'oncologia, per cercare poi di arrivare nel momento in cui queste possibilità saranno per un numero maggiore di pazienti con un grande numero di dati derivanti da studi e di possibilità terapeutiche, di arrivare, come dire, in punto alla possibilità di partire per offrire ai nostri pazienti la situazione terapeutica migliore. E quindi anche su Entrack riaprirei un po' la discussione con gli amici presenti per una loro valutazione. E ripartirei sempre da Nicola con il discorso diagnostico. Ci sono delle peculiarità, Nicola, oppure Qui, anche qui entriamo nel discorso generale? diciamo, intanto qualche peculiarità c'è. Intanto parliamo di una frequenza molto molto più bassa, quindi parliamo di zero virgola qualche cosa, parliamo di prefissi telefonici in termini di frequenze. Quindi chiaramente questo comporta un approccio diverso negli altri tumori, ma non direi nel tumore polmonare. In generale, quello che viene raccomandato è di utilizzare il misto chimico come screening, in cui funziona creando un cocktail di anticorpi che riconoscono Entrac 1, Entrac 2, Entrac 3, e come screening e poi andare a confermare con eventualmente NGS, FISH, piuttosto che real-time PCR. Nel caso però del tumore polmonare si parte dal presupposto che uno faccia NGS, perché in realtà tutti i pannelli che vanno a valutare le fusioni geniche, in genere contengono anche le fusioni di Entrac. Però Entrac ha anche delle peculiarità da questo punto di vista, perché le regioni introniche dei geni Entrac, soprattutto Entrac 2 e Entrac 3, se ricordo bene, sono piuttosto lunghe. Allora, cosa accade? Quando io ho una fusione, i due praticamente, il punto di rottura del cromosoma è sempre a livello degli introni. E quindi dove si vanno a fondere è a livello delle queste sequenze introniche. Ora, quello che accade è che se io vado a sequenziare queste fusioni a livello di DNA, è possibile, se gli introni sono lunghi, che io non possa avere la presenza di un riarrangiamento genomico. Questo è il motivo per il quale il sequenziamento dell'RNA, ecco, proprio sulle fusioni di Entrac, dà qualcosa in più rispetto al sequenziamento del DNA, che comunque viene utilizzato, cioè individua comunque le fusioni, per il sequenziamento dell'RNA qui può dare qualcosa in più in termini praticamente di sensibilità su queste fusioni, che poi tra l'altro parliamo di tre geni diversi, quindi direi che la FISH
è poco realizzabile perché si dovrebbe comunque fare tre fiche diverse. Quindi queste sono alcune delle peculiarità. Naturalmente questa problematica, così come ce l'abbiamo sul tessuto, poi ce l'abbiamo anche sulla biopsia, quindi immaginate ancora ma di più la difficoltà di andare a individuare queste fusioni eventualmente se si utilizza un approccio di biopsia liquida. Ma se si fa un sano approccio di NGS, si ha la possibilità di individuare anche le fusioni di NTRK. Lorenza, quanti NTRK ti sono arrivati da trattare negli ultimi 6 mesi? Allora, negli ultimi 6 mesi in realtà uno solo, un paziente che ho arruolato in un trial clinico, peraltro direi un insospettabile perché era un signore di oltre 65 anni che aveva una storia di abitudine al fumo di sigaretta, quindi avrei detto un insospettabile per un'alterazione come un riarrangiamento. Però in realtà noi ci stiamo basando in questo momento su un gruppo che sarà circa una quarantina di pazienti per cui disponiamo dati e peraltro non ci sono caratteristiche cliniche, diversamente da altre traslocazioni, patognomoniche, non sono sicuramente tutte donne, tutte non fumatrici e tutte giovani. Qui si va in un range di età estremamente ampio. Non abbiamo predilezione di sesso, il fumo c'entra sì e no, quindi in realtà NTRK è ancora una volta uno di quei biomarcatori per cui non abbiamo preclusioni di caratteristiche cliniche e non abbiamo nemmeno peraltro un'idea di come questi pazienti rispondano alla chemioterapia, se abbiamo dati per la doppietta del platino col Pemetrex, per i ROS, per i RET, per gli ALK, per gli EGFR, qui in questo caso non abbiamo nemmeno idea di quale sia l'effettivo outcome a un trattamento, chiamiamolo standard. Quindi difficile anche pensare al posizionamento dell'inibitore di NTRK, anche se la mia sensazione è sempre quella di portarlo in prima linea. Abbiamo però un dato a nostro vantaggio, se non altro per quanto riguarda eventualmente entrectinib, perché è un farmaco che possiamo utilizzare anche su un altro sottogruppo, come sono i pazienti ROS1, quindi sicuramente abbiamo qualche idea in più su quella che è la safety del trattamento. Quindi Era nessun proprio questa la dubbio. domanda che ti volevo fare, cioè io sono rimasto molto colpito dalle possibilità di tollerabilità della molecola, delle molecole, diciamo, ma di entrectinib in particolare. Questo colpisce anche te? Allora, colpisce anche me, sì, mi colpisce però e mi fa tenere le antenne dritte su una serie di eventi avversi che dobbiamo comunque considerare, che sono quelli di tipo neurologico. Il farmaco arriva in maniera marcata a livello intracranico, il farmaco ha diversi target, molti rientrano anche in quelli che sono le funzioni, chiamiamolo così, neurologiche, per cui maneggiare il farmaco significa in maniera ottimale, significa sapere che ci possono essere le parestesie, che ci possono essere le alterazioni dell'equilibrio e via discorrendo. Quindi è uno spettro nuovo di tossicità che per fortuna comunque non sono di grado elevato o che non compromettono la qualità di vita del paziente. È chiaro che è un qualcosa che manca, diciamo, è meno evidente con l'altro farmaco, ma semplicemente perché forse è stato studiato meno, forse c'è una diversa affinità per NTRK. La Rotrectinib è più ovviamente orientato verso l'inibizione di NTRK, il Trectinib va un po' più fortunatamente ad ampio raggio, perché significa avere soluzioni in più per i pazienti. Vedi differenze, Cesare, fra le due molecole? Questa è la domanda che ormai ti tocca sempre. Altre molecole, dicevo. No, fra le due, fra l'entrectinib e la rotrectinib, Ah. sostanzialmente abbiamo le termine AIFA che ce ne permettono di utilizzarlo, quindi questo non è più un problema di studi clinici Io penso che particolari. anche Lorenza sta questo. studiando il repotrectinib, ma voglio dire, Io su questi penso due. l'epotrectinib è interessante, perciò pensavo altre molecole, però dico comunque, secondo me, anche su queste due. Sarà, diciamo, sull'utilizzo un po' libero tra le due molecole, non vedo grandi priorità. C'è una valutazione fatta dal lavoro Trecnib che
sai, quei cross trial in cui sono andati a incrociare i dati, e sembrerebbe che la road track aveva dei risultati migliori in sopravvivenza rispetto ai track, però diciamo, sai, sono quelle valutazioni che loro fanno vedere, ma diciamo non penso che abbiano una fondatezza poi clinica, perché sono veramente dei dati incrociati, sono quelle acrobazie che ci sono, e ti devo dire, non avrei quel parametro come di quella valutazione, di quell'analisi, come di elemento distintivo tra i due farmaci. Almeno qua non gli hanno chiesto di fase 3. No, ma peraltro l'analisi cui fa riferimento Cesare è su 12 pazienti trattati con l'ARO, 10 trattati con l'Entrex. Una cosa proprio da, non si Sì, poteva ma fare. è evidente, ecco, raccordandoci anche alle diapositive finali che ho fatto vedere, Filippo, che qui noi parliamo sempre più di mutazioni estremamente rare, che arrivano giustamente anche all'approvazione con pochi decine di pazienti, studi fase 1, fase 2. Qui c'è il forte interesse dei pazienti, ma anche noi, il nostro, che vogliamo trattare i pazienti con queste molecole. Ma a questo punto, mettere insieme poi i dati post-marketing con database, che vuole intelligenza artificiale, tutto quello che vuoi, ecco, questo sarà fondamentale per poi capire di più sulla tossicità, sull'attività, ma anche magari per capire meglio chi risponde e chi non risponde. Noi oggi partiamo dal presupposto, stanno rispondendo tutti. Poi magari domani mattina, fra qualche centinaio di pazienti, scopriremo magari una particolare fusione va meglio rispetto a un altro, che ci sono delle caratteristiche di commutazioni che possono alterare la risposta. Ma questo lo possiamo fare solo se organizziamo veramente un'attività di raccolta di dati. Io non sono in favore molto al fatto che questi pazienti devono andare forza al molecular tumor board, perché poi c'è chi non ha il molecular tumor board e deve poter trattare in qualche modo il paziente. Però sicuramente noi dovremmo cercare di fare uno sforzo per raccogliere i dati, altrimenti praticamente rischiamo. Ma questo non sarà solo gli anti-entrac, questo con tutti questi farmaci che vanno su mutazioni rare. Altrimenti poi non abbiamo abbastanza conoscenze per poter poi sviluppare ulteriormente in questa ottica. Diciamo, Nicola, che tutto sommato, pur nella esiguità dei pazienti diagnosticati, pur nella esiguità dei risultati ottenuti, però tutto questo ci è utile perché più molecole abbiamo, più driver identifichiamo e più potremo arrivare dalla tua parte diagnostica, cioè a premere perché ci sia uno sviluppo maggiore in NGS di tecniche in grado di rilevare questo tipo di alterazioni. Ma questo sicuramente, perché c'è tra l'altro un numero minimo di alterazioni che poi giustifica lo switch verso l'NGS, e chiaramente nel tumore polmonare l'abbiamo superato, nel colangiocarcinoma ci siamo, in altri tumori non ci siamo ancora arrivati, ma questa poi è la visione. Se qui cominciano ad aumentare questi marcatori diagnostici, tutto l'approccio che noi andremo a fare cambia di essere totalmente, e dopo tutto i costi del sequenziamento cominceranno a ridursi. Quindi qui però si tratta, ecco, poi di aumentare la specializzazione e quindi avere dei centri che sono in grado di farlo. Quindi il costo del sequenziamento è anche basato sul discorso numerico? Certo, ma intanto tieni conto che praticamente tu devi riempire il chip. Se tu sei un centro che fa poche analisi e quindi devi mandare il chip praticamente mezzo vuoto, che poi non lo puoi mandare mezzo vuoto perché altrimenti hai degli artefatti, quindi magari ci metti dei controlli, quello almeno dovresti saperlo che devi metterci dei controlli. Però è chiaro che il costo per campione ti aumenta in maniera stratosferica. Se tu invece metti insieme più campioni, allora praticamente abbatti il costo. Questo è uno dei motivi per i quali io, per esempio, sto cercando, molti pensano la stessa cosa, di adottare lo stesso pannello ma per tutte le neoplasie o la maggior parte delle neoplasie, perché questo mi consente di avere un'unica linea di produzione. Il tecnico non si confonde, perché altrimenti è capace di fare il pannello tiroide sul polmone e viceversa, ha un unico pannello, ma poi posso mettere, riempio prima il chip, riduco i tempi di attesa e ottimizzo veramente le corse e riduco anche i costi. Questo, diciamo, è quello che poi tutti cerchiamo di fare. E se mano a mano, adesso ci sono sempre, se ogni tanto esce qualcosa sul TMB come biomarcatore, andremo a pannelli sempre più grandi, ma sarà l'unico pannello. Tieni conto che adesso subentrerà anche il problema della IVDR, la nuova regolamentazione che ci imporrà di utilizzare dei pannelli che siano praticamente commerciali e validati. A quel punto, ancora più ragione, uno tenderà a utilizzare un unico pannello più ampio, perché non vai a fare 10 validazioni, insomma. Questa è l'evoluzione che noi avremo, quindi la patologia molecolare. Lorenzo, ti volevo. Prego, Cesare. Non si Sei muto? sente. Devi accendere l'audio, Cesare. Sì, dicevo, per il fatto dei chip che diceva Nicola, però questo viene incontro nel senso che ci sono anche poi
varie possibilità, no? Quindi anche con chip, non lo so, da 3, ho visto da 33, ma anche da 8, da 15, insomma, di varie situazioni che permette anche di ottimizzare abbastanza bene poi. Sì, ma se sei un centro che non hai 8 polmoni a settimana, significa aspetti 2 settimane solo per riempire il chip, Certo. significa che aspetti un mese per avere la risposta, Certo. perché poi c'è tutta l'elaborazione dopo. Lì sta il motivo che poi Filippo dice sempre: ma lo devo fare tutti, lo deve fare qualcuno. Facessero tutti, purché però poi tu Certo. garantisci No, questo dico però workflow. che Io, col ad chip da esempio, 8 è dato che lo utilizzo abbordabilissimo. anche per ricerca, a volte il chip lo riempio con qualche campione di ricerca e mi risolvo il problema, insomma. Certo. Ma poi ci puoi mettere un dicevi qualche altra patologia in Certo, mano. ecco, se hai Certo. un'attività, gradualmente che lo giustifica, altrimenti sembra grave. Lorenzo, ti volevo chiedere, con Cesare e con Nicola abbiamo avuto occasione già di confrontarci sul loro tumor molecular board istituzionale. Alla Regina Elena a Roma, non ti chiedo se c'è, ma in qualche modo se tu ci potevi dire, so, luci ed ombre della istituzione del Tumor Molecular Board. Allora, al Molecular Tumor Board, che si riunisce 2 volte al mese, vengono sostanzialmente discussi i casi che hanno fallito le terapie standard, casi segnalati sia internamente alla struttura sia esternamente, quindi casi di strutture vicine che vengono selezionati per la discussione del caso. A volte io trovo, ma questa è una mia opinione al di là di quella che può essere l'organizzazione dell'istituto, un accesso un po' troppo tardivo a una discussione multidisciplinare. Cioè, secondo me, proporre una biopsia che sia liquida, una biopsia tissutale in ennesima battuta, mi sa un po' di prendere tempo, perché in un momento in cui magari non si sa dire al paziente che non ci sono grosse alternative di trattamento. Le malattie pretrattate molto spesso hanno una serie di eventi a cui poi non sappiamo dare una spiegazione anche sul peso biologico che hanno effettivamente in quel momento e se di fatto poi la possibile offerta terapeutica che si può fare sia in realtà quella che è in grado di dare un qualche beneficio al paziente. Quindi ecco, io sono assolutamente a favore di un molecular tumor board, ma non in ennesima linea, perché molto spesso non si traduce in un beneficio per il paziente, si traduce nel danno dell'attesa del test, dell'attesa di una eventuale proposta di trattamento, che se è un paziente che arriva da un centro periferico, poi magari non può essere nemmeno perseguita. Quindi io vedo questi limiti in realtà in quello che poi si può proporre al paziente. Credo che nelle fasi avanzate di malattia il creare un'attesa per un trattamento che viene interpretato automaticamente dal paziente come un miracoloso possa avere degli effetti dannosi. Viceversa, un accesso un po' più precoce consente invece di fare una pianificazione, una programmazione terapeutica, che è un concetto completamente diverso. Quindi trovo pro e contra, ecco, nel Molecular Tumor Board per come è organizzato e soprattutto per, in questo momento, anche le difficoltà a volte di recuperare poi cosa è successo al paziente dopo, quindi come è andata a finire la storia. Voi siete d'accordo, Peraltro, cioè, Cesare, se, oh, scusa, hai finito? no, dicevo, Non... peraltro questo è anche un po' lo spaccato che emerge dalla letteratura anche oltreoceano, perché sono emersi una serie di lavori, sembra a ridosso dell'estate, pubblicati sul JCO, in cui sì, ci sono gli aspetti positivi della discussione del Molecular Tumor Board, ma anche un settare delle tempistiche ben precise. Le terapie di salvataggio, se si parla di terapia di medicina di precisione, capite che insomma sono un po' una contraddizione in termini. Sei d'accordo, Cesare? Sì, in effetti io ero tra quelli contrari, pure Nicola, però poi ha vinto la maggioranza, cioè ammettere l'obbligo della riunione Molecular Tumor Board per avere l'utilizzo dell'entrectinib o l'arotrectinib nell'N-TRK.
perché poi Ma ci scusa, deve. perché voi avete. Ma Nicola, però, sei in un'altra istituzione. E no, No. a livello regionale è stata fatta A questa livello domanda. Ah, regionale, di quello parliamo che di, dicevo, a livello purtroppo. regionale. Queste sono le indicazioni, infatti proprio per questo poi sono stati Ci siamo creati. battuti, ma non ce l'abbiamo Esatto, il fatta. Molecular Tumor Board regionale ha un compito più di dare le direttive, le raccomandazioni, È mentre più invece questo è politico. più politico. E poi ci sono 5 Molecular Tumor Board, 5-6, perché più o meno uno ogni milione di abitanti, di cui c'è uno al Moscati, a Federico II, al Pascale, alla Vanvitelli, dove praticamente poi è quello operativo che poi analizzerà per rendere più snella la cosa, no? Sarebbe stato paradossale. Ti devo dire, io poi quello che vedo di più, tra l'altro, vedo due cose. Vedo i pazienti che vengono profilati per situazioni, escono valutazioni particolari, vedere se possono entrare in trial, in farmaci, pazienti però in buone, pre-trattati, ma in buone condizioni, con un'aspettativa di vita. Poveretti, non in fine di vita, perché sennò non si riesce a fare a te. E poi vedo molto, per esempio, soprattutto quando ci sono queste mutazioni multiple, dove in effetti, al di là della mutazione normale, ti trovi due di EGFR contemporaneamente, ti trovi la GFR RALC, ci sono di questi casi, li vediamo. E quindi praticamente lì, secondo me, ha un grosso significato, insomma. Diciamo che in realtà nel tumore polmonare adenocarcinoma, il Molecular Tumor Board ha un senso probabilmente in prima linea, perché tu dovresti già Certo. avere le NGS lì. E bene o male, quando fai un panel NGS, quando sei ricco, hai tutti i driver. Poi nelle fasi più avanzate di malattia, cosa ti serve? Se hai un trial, qualcosa sulla resistenza, e allora probabilmente fai una ribiopsia, una biopsia liquida. Ma sono casi, diciamo, estremamente rari. Mentre è diverso per altre neoplasie, dove tu invece non hai in genere un impatto di NGS in prima linea, allora ti puoi porre il problema più avanti. Ma il tumore polmonare, prendendo quello che diceva Lorenzo, se io ho fatto una caratterizzazione molecolare all'inizio, già so quello che dovrò fare, probabilmente in prima, in seconda e forse anche in terza linea. Poi sulle resistenze ci può essere qualche possibilità di fare qualche cosa, ma parliamo se c'è un trial, perché difficilmente uno può smettere a fare un Verità, off-label su una resistenza, insomma. infatti, quel caso di cui parlavo prima, quello che aveva con la mutazione di EGFR, che poi era una mutazione delle sone veniche, non è l'inserzione, ma è una mutazione. E poi praticamente parlando con i colleghi, poi alla fine diciamo, ma questa qua sta nel database della Beringer, quindi è stata trattata con la FATRIB, c'è cioè un report sulla. Ecco, secondo me queste cose particolari, che non è che l'oncologo di per sé può sapere tutto e ricordare che Certo, quell'animale perché sono cose che andiamo a strano vedere nei database internazionali, spesso noi dobbiamo consultare pure 4-5 per che trovare è. un'informazione. Capito? Quindi quelli sono proprio i casi, C'era secondo me, Lorenza che si è prima prenotata. linea, prego. Sì, no, io sono assolutamente d'accordo, soprattutto sul discorso di impostare trattamenti, di valutazioni, ecco, in prima linea, anche perché oggi cominciamo a dare peso anche agli eventi di commutazioni. Allora, probabilmente quando ci sono degli oncosoppressori in ballo insieme a un driver, ci dicono, cioè il messaggio clinico che dobbiamo portarci a casa è che quel paziente non avrà un grosso beneficio dalla terapia, probabilmente nella migliore delle ipotesi rimarrà stabile per qualche mese. Allora, medicina di precisione probabilmente vuol dire anche settare delle rivalutazioni di malattia con una cadenza diversa rispetto a quello che tranquillamente faremo in un oncogene addict, e dire puoi fare anche la TAC fra 3 mesi. Lì probabilmente i tempi sono più stretti, probabilmente la discussione con l'esale, se non so, alla progressione, io la butto là, ma si parla tanto di P53. Io rimango convinta che in casi di questo tipo, probabilmente se non vedo una risposta chiara, una risposta parziale RECIST alla prima rivalutazione, probabilmente se associassimo la chemioterapia all'inibitore, qualcosa in più magari potremmo anche dare ed offrire a un paziente. Quindi sicuramente le indicazioni del Molecular Tumor Board dovrebbero essere di davvero di pratica clinica, di un qualcosa che ci portiamo a casa e che è una discussione condivisa, di cui peraltro il paziente deve essere necessariamente informato. Noi, per esempio, facciamo qualcosa in più, diciamo, su P53, non lo so, noi non abbiamo questa esperienza praticamente di effettivamente diretto correlazione con la mancata risposta, anche perché in teoria un paziente non fumatore, in qualsiasi P53 sono molto rari, perché sono praticamente lesioni indotte dal fumo, a meno che non ti indichi che c'è un background che è diverso da quello di un tumore standard. Questo è una possibilità.
L'altra cosa che noi facciamo è quando abbiamo questi dubbi, mutazioni rare, doppie mutazioni, comutazioni, seguiamo il paziente con biopsia liquida e quello ci dice subito se il paziente sta rispondendo o meno. E quindi se vediamo che il paziente non risponde, lo mettiamo sotto un controllo clinico più stretto e possiamo prendere prima la progressione proprio di una seconda linea, prima che scala. Quindi c'è tanto che si può fare se si lavora in maniera multidisciplinare. Non necessariamente con il tumor board, basta un buon gruppo oncologico multidisciplinare. Io penso che questo esercizio, anche metodologico, che non scada veramente in valutazioni solo politiche per arraffarsi qualche poltrona e qualche rimborso, sia necessario per adeguarsi ai tempi. Però vedo con grosso sospetto, cioè questa volontà di voler unificare la realtà degli Stati Uniti con la realtà dell'Europa, con la realtà dell'Italia. Noi siamo in Italia e vogliamo utilizzare metodologie e consultazioni di momenti terapeutici completamente diversi, ma senza andare a vedere cosa esce fuori dalle banche dati del Memorial quando lo si consulta. Ma basta che voi guardate le risposte di Foundation One, cioè vi arrivano quelle risposte dove si fa un elenco di studi di fase 1 a cui il paziente che ha contribuito in proprio dal punto di vista economico per avere questo dato non ricava assolutamente nulla su studi e possibilità non italiane, non europee, assolutamente inutili. Cioè, questo è un problema che in qualche modo dovrebbe essere esposto preventivamente al paziente che decide di aderire. Noi adesso lo facciamo perché no, sostanzialmente dobbiamo comunque ingranare una via di innovazione, però siamo gli ultimi a doverci confrontare con situazioni dove non ci dovremmo confrontare. O no, Chiaramente, Cesare, quando arriva Filippo. tutte quelle risposte, Ah, che cosa ti beh, dice il paziente? sì, Filippo, Ma questo quello qua esercizio. Poi gli devi spiegare tu che non serve a niente, che alla fine. ma è Ma difficile questo. che tu gli spieghi che non serve a niente quando prima gli hai spiegato che serviva, no? Que ti dice che ci sono 10 mutazioni, ho speso 1.200 euro, abbiamo ottenuto 10 mutazioni, adesso guardi con tutti questi studi che ci sono qua, cosa fa il mio congiunto e tu? Sì, ma questo discorso ha senso di fare queste cose, hai a disposizione un ventaglio di clinical trial in cui puoi offrire al paziente. Allora lì hai la speranza di dargli almeno una possibilità. Poi certo, la percentuale di quelli che entrano, e poi se prendiamo un paziente che sono scadute già le condizioni, diciamo, diceva Lorenzo, è arrivato alla fine, sta male, sta lì, non è neanche più in condizione di entrare in un trial clinico. Adesso l'abbiamo imparato, no? Siamo il cholangiocarcinoma. Adesso la prima paziente è di H1, abbiamo aspettato che fosse vicino alla progressione per chiedere il farmaco, poi non siamo riusciti a trattarla. Adesso, quando troviamo una DH1, come inizia la chemioterapia, già ci procuriamo il farmaco perché altrimenti non riusciremo mai a trattarla. Insomma, questo poi fa parte dell'esperienza dei volumi di attività. Lorenza, volevi intervenire? No, sono assolutamente d'accordo, perché poi si creano veramente delle aspettative e quando arriva la spilza delle 40 mutazioni Esatto. con questo, variano di frequenza a quale dare ragione, questa cosa comporta, è difficile poi relazionarsi col paziente, ripeto, dare false aspettative è uno dei danni più grandi che possiamo fare. Bene, io non ho più domande da porvi, a meno che voi non ne abbiate qualcuna specifica. Io vi ringrazio della vostra consueta duttilità e accettazione di questo tipo di formato. Grazie di tutto quello che ci siamo detti e avete detto oggi su RET e NTRK, come delle nuove opportunità nel nostro prossimo futuro. Grazie a tutti i partecipanti a questa puntata di martedì. L'appuntamento è per il prossimo del martedì, dove parleremo di immunoterapia e nuove possibilità date dalle nuove combinazioni. Ringrazio tutti quanti e alla prossima. Grazie, Grazie, buonasera a tutti. ciao a tutti. Ciao, ciao.